Ciao a tutti, oggi facciamo i muffin senza uova né burro. Cominciamo subito con gli ingredienti: 400 g di latte, 200 g di farina, 150 di zucchero, 50 g di cacao, che io qui divido in cacao amaro e cacao dolce, e una bustina di lievito. Mettiamo anche la farina, lo zucchero, il cacao, mettiamo proprio tutto insieme, tanto questo va amalgamato, ci mettiamo pochissimo a farlo, e infine il lievito. Chiudiamo tutto, amalgamiamo bene per qualche secondo. Prendiamo gli stampini e li versiamo per tre quarti dello stampino. Questa è una merenda rapida e veloce. Stiamo sgocciolando dappertutto, ma non ce ne importa. Io non metto i pirottini perché poi mi rimane attaccato sempre un po' l'impasto, vedo un po' come uno sprecare, buttar via. Questo è uno stampo da 12, si trova quasi dappertutto. Dopo alla fine ci si mette, possiamo mettere in un'alzatina, in un piatto da portata grande, ci si mette sopra un po' di zucchero a velo ed è tutto fatto. Allora, con questo impasto si può fare anche una torta di un diametro di 26, mi sembra. Poi si può tagliare e farcire all'interno con 250 g di mascarpone mescolato con 2 cucchiai di cioccolata. Meglio farla il giorno prima, perché poi si fa raffreddare in frigo, rimane più compatta e molto più buona. Allora, qui abbiamo pulito tutto, adesso mettiamo tutto in forno a 180 gradi, 30 minuti circa. Mettiamo il tempo, così non ci dimentichiamo. Ecco fatto, a tra poco. È passata mezz'ora, i muffin sono pronti, li abbiamo appena tirati fuori dal forno, adesso aspettiamo un attimo che si raffreddano, poi li mettiamo in un piatto da portata o in un'alzatina, adesso vedo quello che mi piace di più, li spargiamo con lo zucchero a velo e il gioco è fatto.